Superati da 30 secondi, sempre 0-0 tra Torino e Juventus, con la Juventus però che ci prova ancora con Chiesa, limite dell'area di rigore, Chiesa all'inserimento, la conclusione, rete! Il vantaggio Locatelli la mette dentro, sull'assist di Chiesa, l'inserimento di Locatelli, il destro di Locatelli, il pallone che bacia la base del palo e si insacca alle spalle di Milinkovic-Savic, azione che farà felice Roberto Mancini, confezionata da due nazionali campioni d'Europa. Chiesa che mette il pallone per Locatelli, l'inserimento, il tiro, paletto, gol, e al 40° si sblocca il derby della Mole. Torino 0, Juventus 1, Manuel Locatelli, linea Ferrara. È rimasto a terra nel contrasto con Pobega, dunque duello tra i due numeri 4, entrambi biondi. Si rialza De Ligt anche perché Szczęsny ha detto: non prolunghiamola più di tanto, portiamoci a casa questi tre punti, la vittoria nel derby. Vediamo che il portiere Szczęsny va a effettuare il rilancio, pronti a entrare in campo tutti dalla panchina della Juventus. Controlla il cronometro Valeri, parte Szczęsny, fischietto in bocca, finisce qui il derby, e della Juventus che a 5 minuti dal termine con un gol di Locatelli vince fuori casa contro il Torino e quindi lo stacca in classifica, portandosi a quota 11 punti, terzo successo consecutivo in campionato per la Juventus, sempre di misura e sempre particolarmente sofferto. Per quella che riguarda invece il Torino, rimane a quota 8, si aggiunge anche il successo per la Juve di mercoledì con il Chelsea, diventano 4, un Torino che forse a un certo punto si è accontentato del pareggio, non aveva più attaccanti anche per problemi di organico, e la Juventus ci ha provato di più nel